Forse è solo un sogno. Chi è a quest'ora del mattino? Venerabile eroe! Venerabile eroe, allora siete tornato in vita! No, il fatto è che... Quindi ho davvero l'aspetto dell'eroe. Merda, ma perché doveva succedere proprio a me? Oh, ho la faccia di una completamente cotta! Bene, la mia occasione. Senti, Yuna, avrei un favore da chiederti. Ditemi, è di vostro gradimento, venerabile eroe. Questo è il potere dell'eroe! Il potere dell'uomo che ha salvato il mondo! Con questo aspetto non avrò problemi a far indossare le parigine a tutte le bellezze dalle cosce perfette! Accidente, il venerabile eroe mi sta fissando con uno sguardo serissimo. È davvero affascinante. Toka non ha niente a che vedere con lui. Però mi sembra che puzzi un po' di marcio. No, Yuna, smettila! Potrà anche puzzare, ma è pur sempre l'eroe! Che puzza! Venerabile eroe, puzzate come un cadavere! Calmati, Yuna! Si può sapere che diavolo stai... Eh? Sei un mostro! Certo che no! Sono Toka, devi credermi! Mi prendi in giro, Toka non è un mostro del genere! Questa mattina mi sono svegliato ed ero così! Che cosa? Provami che sei Toka, allora! Ti dice niente, maghetta Yuna? Quando avevi 12 anni ti facevi chiamare così perché eri fissata con i maghi. L'unico che lo sa in tutto il villaggio sono io. Ti eri persino cucita un costume ridicolo. Quante risate! Oh, che fai? Yunarin! Yunarin! Va bene, ti credo. Sei Toka, non c'è dubbio. Ma perché ti sei trasformato nell'eroe? Ottima domanda. Vorrei saperlo anch'io. È come se il mio spirito fosse stato trasferito nel cadavere dell'eroe che abbiamo seppellito ieri. Deve esserci di mezzo un incantesimo. Complimenti, hai smascherato la mia negromanzia, assassino dell'eroe Shion. Chi sei? La voce arriva dal tuo campo, Toka. Era ora, finalmente. Molto piacere, sono la negromante Harry Ainsworth. Devi sapere che sono stata io a trasformarti nell'eroe Shion.